Ai ai ai, signora Longari, mi è caduta proprio sul più bello. Così, con questa frase famosa, Mike Bongiorno esternò a Ne Orsono, durante un quiz televisivo, tutta la sua delusione nei confronti della campionessa milanese che a causa di una sciocca distrazione perse un montepremi di 500 milioni di lire. E stessa cosa dicasi per il Montebelluna ieri allo stadio Bottecchia di Pordenone. La squadra di Mister Colombo dilapida il vantaggio acquisito, si fa raggiungere addirittura superare e passa dalla padella alla brace, in quanto adesso ai play-out dovrà affrontare insomma ma da sfavorita. Per quanto concerne la cronaca della gara, tutto si può riassumere nelle tre marcature. La prima, da parte degli ospiti, giunge al 40°. Un calcio di punizione del Cugliado Luppi viene respinto dalla barriera, ripreso da Formentin che indirizza verso la rete, ci mette il tacco Marchetti che trafigge Posocco. Prima realizzazione stagionale per il centrocampista Stefano Marchetti, appunto, classe 1987, alla sua prima realizzazione stagionale, gol dedicato alla fidanzata Vanessa e che possiamo riapprezzare al ralenti. Nella ripresa entra in campo Trincheri, che si dimostra bomber di razza, in quanto l'attaccante tocca due palloni durante la partita e entrambi li mette alle spalle di Cavarzan, il primo al 71°, deviando in rete un bel cross di Lella. Il secondo all'80°, ma è grave la distrazione di tutta la squadra montebellunese, che a causa di questo contrasto fra Stevanin e De Pin si ferma pensando erroneamente che i giocatori pordenonesi mettano il pallone in fallo laterale. Invece Andreolla verticalizza per Garbini, che mette in mezzo, e Trincheri non ha difficoltà a depositare il pallone alle spalle di Cavarzano. Pordenone 2, Montebelluna 1. A nulla valgono quindi le proteste da parte dei giocatori montebellunesi nei confronti dei colleghi neroverdi, in quanto comunque, al di là del fair play non rispettato, l'azione è del tutto regolare. Troppo poco tempo manca quindi per raddrizzare la partita ed inutile risulta il tentativo all'89° di Tessaro, che spara alto da buona posizione. Finisce quindi qui il campionato di Serie D Girone C con questi verdetti. Vittoria del campionato alla Sacilese, che passa in seconda divisione. Ai playoff ci saranno le sfide fra Domegliare Union Quinto e Chioggia Eurotezze. A play out invece si affronteranno Trento Montecchio e Somma Montebelluna.